Dottor Trapani, proprio in queste ore le porte delle scuole si stanno aprendo, si ritorna ai ritmi normali anche per i bambini, quindi che vanno a scuola, ma intanto qual è l'importanza, per esempio, della prima colazione? Allora, la prima colazione è un momento fondamentale per i nostri figli per ricominciare a studiare e a rendere nello studio. Una mancata prima colazione rende i bambini nervosi, incapaci di adattarsi alla scuola, magari con problemi relazionali con gli altri e più stanchi. Di conseguenza è importante che il bambino si svegli per tempo, quindi vada a letto per tempo la sera, si svegli presto al mattino, quei 10 minuti prima, che la tavola sia apparecchiata, che il bambino abbia la colazione che vuole, che chiede la sera. E la prima colazione può essere dolce o salata, è indifferente, cioè in base all'esigenza del bambino. Va benissimo dare il latte con un po' di pane integrale e la marmellata, ma va benissimo fare il panino con la frittata al bambino come colazione al mattino, non c'è problema. L'importante è cercare di insegnare a nostro figlio a mangiare la frutta, perché la frutta contiene degli zuccheri che vengono assorbiti lentamente e danno per tutta la mattina un livello di zucchero nel sangue adeguato per poter imparare meglio, le cose che deve apprendere a scuola. E in più, con un livello di zucchero adeguato nel sangue, il bambino sarà, più tranquillo e riuscirà a relazionarsi meglio con gli insegnanti e con i propri compagni di scuola. Quindi, andare a letto presto la sera, alzarsi al mattino e fare una colazione adeguata è importante per l'equilibrio della giornata del nostro figlio. Terminate le vacanze estive, si riprendono i normali appuntamenti, tra i quali lo sport, sia all'interno della scuola sia poi all'esterno. Sì, lo sport all'interno della scuola è un momento importantissimo perché serve al bambino per socializzare e imparare a frequentare i suoi compagni in un modo più decontratto rispetto a prima quando sono un pochettino oppressi dalle lezioni e poi non possono parlare, devono ascoltare gli insegnanti, quindi invece durante l'attività fisica riescono ad essere liberi. E poi continuarlo fuori perché fuori è un modo per consumare calorie, evitare l'obesità, anche lì conoscere altri amici, entrare in un'ottica di rispetto per il proprio fisico. L'attività fisica serve per evitare poi da adulti, da ragazzi, di bere alcol oppure di fumare cose che non vanno tanto bene. Quindi lo sport è importante educare i bambini allo sport, sia nella scuola che fuori dalla scuola. E fuori dalla scuola è importante la presenza del genitore, perché la presenza del genitore serve per insegnare, cioè per stare col proprio figlio e condividere delle cose. Quindi i genitori fuori dalla scuola, al di là dello sport strutturato, devono cercare di trovare un momento di incontro con loro che può essere andare a fare le passeggiate in montagna, andare insieme in piscina a nuotare, andare insieme in bicicletta. Abbiamo la pista ciclabile più bella d'Europa, usiamo la nostra pista ciclabile, andiamo in bici sulla pista. Cioè praticamente condividere delle cose con i propri figli. Quindi lo sport nell'ambito della scuola, nell'ambito della famiglia, e per il benessere. Di questi e di altri argomenti, sempre legati ai bambini e alla salute dei bambini, parleremo insieme al dottore Gianfranco Trapani martedì prossimo alle ore 21:30 nella nuova puntata di Punto d'incontro.